Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Con il coronavirus stiamo capendo che ci sono due virus. Uno è il virus medico, il tema della pandemia. L'altro è un virus più sottile, è il virus della ignoranza. Molti cittadini stanno cominciando a capire le menzogne dell'Unione Europea. 25 miliardi che si moltiplicano e diventano 350, quando prima chi parlava di moltiplicatore era considerato un cretino fino a pochi giorni fa. L'Italia che dice noi spenderemo 3 miliardi, no, 7 miliardi ma non uno di più, con la letterina di Gualtieri all'Europa, che poi diventano 25, poi viene fuori che la Germania ne ha spesi 550 o promette di spenderne, allora noi cosa facciamo? Ma diciamo 300, facciamo 350. Insomma, sembra che stiamo parlando del prosciutto quando andiamo a comprare il prosciutto in salumeria, insomma. È imbarazzante. È imbarazzante come la menzogna del fatto che noi siamo cattivi e quindi la Germania può fare quello che vuole perché la Germania è buona, mentre invece noi italiani siamo cattivi perché abbiamo fatto il debito pubblico, scritto con 3B, debito pubblico. Io non ne posso più. Io non so voi, ma queste menzogne, aiutatemi, ditelo ai cretini che vi dicono che noi abbiamo speso, vissuto al di sopra dei nostri mezzi. Da Maastricht, cioè dal 1992, noi siamo in avanzo primario. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro Stato tassa di più di quello che spende. Noi abbiamo accumulato 1.043 miliardi di avanzo. 1.043 miliardi di avanzo. Poi ce li siamo fatti mangiare tutti da un sistema speculativo di banche private, perché abbiamo distrutto il sistema della Banca d'Italia, della banca privata, insomma, scusate, pubblica italiana, e ci siamo messi nelle mani di una banca privata che si chiama Banca Centrale Europea, e ha un sistema di banche internazionali che ci fa pagare degli interessi. Io non ne posso più di sentire queste menzogne, cioè che noi abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, che noi siamo cattivi, che quindi la Germania può spendere ma l'Italia no. Ma la volete smettere veramente di credere alle favole? Ma se c'è la gente negli ospedali, se c'è un dramma sanitario, lo vogliamo capire che è ora di dire basta a questo sfruttamento internazionale? Ma dove vogliamo arrivare? A una tassazione del 70%? Ma cosa volete fare? Tagliare ulteriormente gli ospedali? Ne avremmo potuti fare 500 tranquillamente. Io non ho più la forza perché sono solo davanti a un mare di menzogne. Ma continuo a dirvi quello che penso. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.